la giornata d'andata oggi al Comunale di Ortona del campionato nazionale dilettanti. Ospite di turno il Ceccano. Prima azione di rilievo al tredicesimo, sugli sviluppi di un angolo battuto da Cherubini e Cerci di testa ad impensierire Marchioli che mette in angolo. Subito dopo è nuovamente Cherubini a battere l'angolo ed è ancora Marchioli a salvare su Di Rosa. Episodio dubbio al 22esimo. E Germoni a colpire Adinolfi che cade a terra, ma il signor Casotti, direttore di gara napoletano, non estrae nessun cartellino, ritenendo l'accaduto irrilevante. Al 33esimo è l'Ortona a farsi pericoloso, occasione d'oro per D'Ambrosio che spara fuori. Il primo tempo non offre molti spunti per i locali, che appaiono spenti, opachi, mentre il Ceccano predomina indubbiamente. La ripresa si apre con una splendida punizione di Ciarrocchi che termina fuori. All'ottavo c'è una decisione arbitrale che potrebbe cambiare le sorti dell'incontro. Il signor Casotti espelle Variale per doppia ammonizione dopo un fallo commesso su Pilone. Ma il Ceccano non si arrende e al tredicesimo è l'ottimo Cherubini ad impegnare Marchioli. Nuovamente Ceccano al diciassettesimo. E Adinolfi a servire egregiamente il compagno, anticipato provvidenzialmente da Costantini. I gialloverdi, nonostante la giornata decisamente negativa, cercano il riscatto. 25esimo, sugli sviluppi di un fallo laterale, e Maselis a sforbiciare ottimamente in area, ma la sfera termina fuori. Al 30esimo, un episodio che ha dell'incredibile. Sul campo da gioco comincia a sgorgare acqua e il signor Casotti è costretto a fermare il gioco per 2 minuti. 46esimo, assist Masecchio Crialesi ed è quest'ultimo a mancare l'occasione della gara solo davanti a Marchioli. Al 47esimo c'è una nuova espulsione, ma nenne fila Gelloverdi ed è il turno di De Iulis. Siamo in pieno recupero, esattamente al 49esimo. Ed è ancora Crialesi a trovarsi a tu per tu con Marchioli, ma questa volta il laziale non sbaglia. È l'1-0 finale per il Ceccano. Successo ampiamente meritato per i rossoblù, che dopo il cambio del mister avvenuto durante la settimana sembrano essere più decisi e compatti. D'altro canto, un Ortona decisamente sottotono, diverso dalle altre gare disputate precedentemente. Spento quello di oggi, soprattutto una sconfitta avvenuta nei minuti di recupero e in 10. Ma proprio di peggio non potevamo fare, come ha detto lei, peggio di così non poteva essere la giornata. Abbiamo fatto una brutta partita, l'abbiamo giocata 11 contro 10 e noi poi alla fine siamo riusciti anche a perderla, quindi peggio di così onestamente credo non potevamo fare. Abbiamo deluso, diciamo, i nostri tifosi, ma principalmente siamo delusi noi stessi perché speravamo veramente di fare qualche cosa di meglio. Di regalare qualche soddisfazione in più alla nostra società e alla tifoseria stessa. Presidente Aversa, un'ottima prestazione della sua squadra e soprattutto una bellissima vittoria. Sono contentissimo, anche perché domenica scorsa abbiamo buttato al vento una partita vinta 2-0, un palo, 4 gol mangiati, siamo rientrati in campo e abbiamo perso la partita perché l'abbiamo persa con leggerezza. Io speravo che loro facessero lo stesso errore nostro di domenica, un po' l'hanno fatto e noi abbiamo giocato la partita a vincere dall'inizio alla fine. Alla fine è venuto, anche se per me c'erano 2 rigori nettissimi, cioè uno magari sicuro, uno io ho visti due. Poi tutti i modi sono contento un po' per la reazione. Credo che il primo tempo abbiamo dominato noi, il secondo hanno giocato un po' meglio loro, ma le azioni più belle credo che l'ha fatto il Ceccano. Sono contento perché c'è stata la reazione a una sconfitta bruttissima, dopo tutto il casino che è successo, dimissione dell'allenatore, anch'io volevo. Quindi il rinnovo, il cambio dell'allenatore è stato decisivo secondo lei per questa squadra? Ma quando non è che credo che sia il cambio dell'allenatore, i ragazzi, noi abbiamo una bella squadra, io lo dico dall'inizio del campionato, se ci credono e lottano pallone su pallone, la vittoria alla fine la puoi ottenere, ma se ti rilasci pensando che sei più bravo degli altri, come tutte le cose, non ti regala niente a nessuno e non si vince niente.